quello che a volte viene visto di cattivo gusto e quei giri che vengono fatti al rientro della processione in chiesa. Da che cosa nascono questi giri? Quando ci sono stati i moti per l'unità d'Italia alla fine dell'Ottocento, i Borboni hanno proibito le processioni, ma i fedeli cristiani hanno detto: voi ci proibite di fare la processione fuori, ma noi la facciamo dentro la chiesa. Per cui è stata come una forma di disobbedienza civile alla autorità borbonica e hanno fatto questa processione. È rimasto questo segno, pur non essendoci adesso motivo perché la processione si fa, ma voleva riaffermare la libertà di coscienza di chi dice: noi facciamo quello che riteniamo per la nostra fede di fare per San Giorgio, al di là di quello che le autorità civili possono stabilire. È pericoloso volersi, come dire, mettere contro a questa, perché chi si oppone diventa un Borbone che bisogna, come dire, combattere e contro cui bisogna agire. Una cosa è certa: la festa di San Giorgio è la festa della gioia, per cui non è Venerdì Santo, non è una festa di un santo qualunque, ma è la festa del martire vittorioso. Anche il modo come viene rappresentato San Giorgio dalla statua non viene rappresentato mentre uccide il drago, ma quando l'ha già ucciso. Lui è il vittorioso. Allora il vittorioso insieme con Cristo risorto è la gioia che si espande in ogni parte della città, in ogni famiglia e in ogni persona.